Mister Pizzulli dopo la vittoria al Cardiopalma contro il Quartieri Uniti Bari. Mister, partita non idonea ai deboli di cuore. Beh, il calcio ciò che ti toglie poi ti restituisce. Noi venivamo dalla sconfitta di Corato al 93esimo, dalla sconfitta di Tricase all'ultimo secondo. Pur dominando queste due partite abbiamo accettato serenamente la sconfitta. E oggi invece il calcio ha restituito questa vittoria che poi alla fine ritengo sia stata ottenuta onestamente contro la migliore squadra che abbiamo incontrato. Veramente una squadra quadrata, con giovani molto interessanti, ben messa in campo, affamata, e penso che contro questa squadra, se hanno 20 punti, cioè a 6 punti da noi, contro questa squadra è difficile vincere per tutti. Quanto il terreno ha influito sul gioco e quindi anche sul risultato finale? Ma questa è una squadra costruita non certamente per giocare su campi pesanti, infatti anche le sconfitte di Tricase e Corato possono anche giustificarlo, anche se onestamente la squadra ha provato sempre a giocare e comunque sì, abbiamo avuto, io ho contato almeno 7 palle pulite per poter fare gol. È un periodo in cui onestamente non riusciamo a realizzare quello che si crea. È stata poi una settimana anche travagliata, perché ci sono state alcune situazioni al di là della squalifica di Corcelli, che è comunque un under per noi importante. È stata una settimana in cui sì, è vero, abbiamo utilizzato De Palma che ha fatto anche molto bene in porto, 95, però poi sono andati via anche alcuni under come Matera, come Di Mito, quest'ultimo per sua scelta. E che chiaramente hanno un attimino sfasato quello che è l'atteggiamento della squadra in certi reparti, però noi penso abbiamo fatto la nostra partita e probabilmente il risultato in base alle occasioni penso sia meritato. Zotti all'esordio ha ben impressionato? Ma Piero, è stato la sua grande professionalità, si vede anche dopo il gol ho preferito spostare lui a centrocampo per avere un attimino più di percussione con Piscopo, e lui è stato veramente bravo. È un giocatore che insomma in questa categoria tutti ci invidiano, ma soprattutto è una persona eccezionale, ma io ritengo sia merito di tutto il gruppo, anche di Ingrosso che rientrava da diverso tempo e ha bisogno ancora di giocare, giocatori come Cellammaro che non giocava da 2 mesi e mezzo, insomma oggi non era molto semplice, era un atteggiamento, una formazione un attimino con qualche rischio anche per recuperare giocatori che in finale possono essere utili, quindi ho rischiato un po' anche contro una signora squadra, però alla fine il risultato ha pagato. Un pensiero proprio alla finale: giovedì c'è un appuntamento importante con la storia, il Cerignola gioca la finale contro il Galatina. Che finale sarà? Sarà bella per tutti, meritatissima, perché chiaro, c'è questo episodio purtroppo negativo di questo ragazzo e tutti siamo scossi indubbiamente, però purtroppo il calcio, la vita va avanti. E giovedì ci sarà questa partita, spero anche per questo ragazzo purtroppo che è venuto a mancare in questo incidente, sia una gran bella partita e uno spettacolo di pubblico. Grazie mister. Siamo con mister Filanino che sostituisce Catalano, un bel Quartieri Uniti Bari che ha fatto soffrire il Cerignola per tanto tanto tempo fino al recupero. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita, i ragazzi hanno meritato onestamente non il punteggio negativo che ci penalizza ulteriormente, quindi diciamo un po' l'arbitraggio ci ha penalizzato onestamente. Cerignola è una grande squadra, ben messa in campo, fatta di giocatori importanti, però noi una squadra giovane abbiamo dato fastidio e onestamente non meritavamo la sconfitta. Il mister Pizzulli ha fatto i complimenti al Quartieri Uniti Bari, è stata forse la miglior squadra che ha giocato qui al Monterisi. Qual è il segreto del Quartieri Uniti? No, non c'è nessun segreto, noi stiamo solamente saltando quelle che sono le doti e le caratteristiche dei ragazzi. Il lavoro del mister Catalano insomma, sta portando buoni frutti, la squadra giovane, forse la più giovane del torneo, quindi cioè, ripeto, siamo veramente amareggiati dalla sconfitta di oggi, che non ci sta proprio. Un pensierino ai playoff ce lo fa?
No, no, assolutamente no. Noi andiamo avanti per il nostro progetto, che è quello di valorizzare i giovani. Noi abbiamo 5-6 95 di ottimo livello, qualcuno addirittura è stato già segnalato a qualche squadra professionistica, quindi noi questo è il nostro campionato. Poi quello che viene di buono noi lo prendiamo, ci mancherebbe altro. Grazie mister. Autentico protagonista della gara odierna, Maurizio Piscopo, entra e segna in pieno recupero, una grande gioia. Beh, è sempre bello segnare, poi come è arrivato il gol, voglio dire, al 97esimo vincere pure una partita combattuta su un campo comunque in quelle condizioni praticamente. Beh, ci ho creduto su quella spizzicata di Gianfranco e fortunatamente è andata bene. Ecco, alcuni diciamo ti accusavano di avere una condizione fisica non ottimale, sappiamo che hai avuto dei problemi ad inizio stagione, adesso però speriamo che riesci a fare bene a partire già da giovedì. Beh sì, io praticamente vengo da un intervento delicato al tendine d'Achille e praticamente in preparazione pure non ci ho dovuto fare sempre lavoro a parte. I miei primi allenamenti iniziati a fare i primi di settembre praticamente, poi con l'aiuto del prof, del mister, della società soprattutto, piano piano sto trovando la condizione, che comunque non è ancora ottimale. Infatti conosciamo il vero Piscopo che abbiamo visto qualche stagione fa qui, che sicuramente può dare tanto di più rispetto a quello che abbiamo visto. Beh, sicuramente, non sto ancora nelle condizioni migliori, però piano piano poi si trova la condizione migliore. Adesso speriamo già da giovedì ritrovare subito le energie, ricaricare le pile per una partita importantissima, secondo me. Grazie Maurizio.